Buongiorno, mi chiamo Luca Bernardini, per il mio lavoro mi occupo di edilizia prefabbricata però in calcestruzzo. La mia famiglia da tre generazioni gestisce l'azienda Barakat, che è una delle aziende leader in Italia nel settore dell'edilizia dei capannoni, e quindi la domanda sorge spontanea del perché per la mia nuova residenza ho scelto invece la tecnologia del legno. In realtà non trovo una contraddizione in questa scelta, in quanto proprio da addetto ai lavori ho voluto utilizzare le migliori tecnologie oggi disponibili sul mercato per realizzare una casa passiva. Questo era l'obiettivo fin dall'inizio, quindi realizzare una casa autosufficiente dal punto di vista energetico e con materiali ecosostenibili e biologici. Quindi abbiamo deciso di utilizzare il calcestruzzo per la parte interrata della casa, la pietra per i rivestimenti a piano terra, ma il legno e i rivestimenti innovativi come queste scandole in lamiera in zinco titanio per l'involucro esterno. Quindi è un mix di tecnologie con un approccio integrato di progettazione. Quella che si vede in realtà non è il piano terra, ma è il tetto della casa, che è rivestito da un verde pensile, e questo è uno solo dei vari, delle varie specificità del progetto, che in realtà prevede un isolamento dell'involucro molto elevato, l'utilizzo di sughero, canapa e legno come materiali biologici, un cortile attorno alla quale la casa si sviluppa a forma di ferro di cavallo, e una torre, che è quella che si vede, che rappresenta l'elemento architettonicamente più visibile anche dalla strada. La casa si sviluppa quindi su due piani più una mansarda, ed è molto ricca di aperture, di grandi aperture, grandi finestre che la illuminano in tutte le ore della giornata, però con un'attenzione affinché il sole sia opportunamente schermato nei momenti estivi e invece porti dell'apporto solare passivo nei mesi invernali quando ce n'è bisogno. Insomma, grazie a tutti questi accorgimenti e al lavoro di squadra fatto con il gruppo Rubner, col progettista, con i vari artigiani che hanno partecipato, abbiamo conseguito questa prestigiosa certificazione che mi rende particolarmente orgoglioso, perché la scelta fatta 2 anni fa è stata vincente. Qui oggi abbiamo premiato un immobile di elevatissima qualità energetica, ambientale e anche di comfort. È la prima certificazione in Toscana di Climabita nella classe superior, che dopo un esame di progetto, un esame in cantiere, è stato aggiudicato, che è una qualità veramente eccellente, che si esprime nella qualità dell'involucro, che è molto performante, e nella scelta innovativa delle soluzioni impiantistiche. Va sottolineata l'importanza di una certificazione seria e indipendente dove avviene il controllo. Credo che questo sia oggi, in questo periodo, il momento più critico in Italia, perché utilizziamo troppo spesso l'autocertificazione e senza controllo non c'è risultato. Tra l'altro, questa è una prescrizione europea per dare trasparenza a un settore che dobbiamo e vogliamo rinnovare. Rinnovare per ottimizzare il principio dell'efficientamento, il principio del risparmio energetico e l'uso di energia rinnovabile. Abbiamo qui una dimostrazione che riusciamo a mettere insieme contenuti, cioè elevata qualità di efficientamento, di risparmio, ma anche di bellezza, un'architettura scelta, pregiata, che sottolinea questa necessità della sostenibilità di essere anche bello nella mia forma, nella mia espressione. E questo premia questo tipo di immobile che oggi è stato certificato. Le case in legno oramai anche al sud hanno preso piede, proprio perché se fatte bene, come le facciamo noi della Rubner House, modestamente detto, con materiali naturali come il sughero, come la canapa, come la vibra di legno, abbiamo un'ottima protezione contro il caldo. E questo è molto più importante dalle vostre parti che non isolarsi contro il freddo. Con polistirolo o altri materiali ci si protegge dal caldo e dal freddo, ma non dal caldo. Infatti, quello che è anche molto importante è seguire l'architettura mediterranea. Se oggi siamo qui e abbiamo certificato Climabita, la prima casa in Toscana, è proprio perché abbiamo seguito un'architettura che qui è richiesta. Infatti noi lavoriamo esclusivamente sul progetto. Si può dire che il architetto ci porta il progetto e noi lo eseguiamo. Non con malta e mattoni, ma con legno. Questa è la differenza. Soprattutto l'avanguardia per quanto riguarda appunto la protezione contro il caldo è vista da tutte queste, dalle
da tutti questi materiali che proteggono in un modo eccellente dal caldo, hanno un ottimo sfasamento. Questo vuol dire una parete come l'abbiamo fatta qui oggi per il signor Bernardini, ha uno sfasamento di 18 ore. Questo vuol dire se alle 8 di mattina ho più 60 gradi sulla parete all'esterno, solo dopo 18 ore alle 2 di notte ho una situazione di un grado di differenza all'interno. Questo vuol dire che consumo poco o niente per raffreddare la casa, perché al sud e al centro si consuma molta più energia per raffreddare la casa che per non riscaldarla. Ma il più gran vantaggio, direi, di una ditta come la nostra è che prefabbrichiamo in modo molto molto avanzato. Montiamo le finestre, montiamo gli impianti in modo che sul posto poco viene lasciato al caso, perché questo oramai è veramente importante per risparmiare soldi e tempo sul posto e non rischiare che qualcuno ci metta mano che non è un professionista. Ben per questo Climabita controlla in un modo severissimo ogni passo che fai, ogni cosa deve essere documentata, che avere una certificazione Climabita si può dire è veramente un grande grande orgoglio. Sì, infatti facciamo oltre 300 ville all'anno e molte anche al centro e al sud. Per esempio questa casa qui è una casa Clima costruita a Bari, questa qui sotto a Noci, dove veramente si vede che c'è un enorme entusiasmo anche al centro e soprattutto al sud, proprio per questa nostra enorme protezione contro il caldo che danno le nostre strutture. Visto che l'energia è poca, è importantissimo che proprio in estate non consumiamo energia inutilmente. Vediamo qui altre strutture, questa al centro, questa è un'altra costruzione che è stata fatta in Puglia. Dunque qui si può dire che veramente il mercato è maturo anche per questo prodotto, anche al centro e al sud.